l'amministrazione del sindaco da parte mia, a Vita Trentina e a tutti quanti hanno collaborato anche quest'anno alla realizzazione di questa iniziativa che mi pare, come è stato già più volte ricordato, ha ben preso piede nella nostra città, soprattutto perché dimostra ancora una volta che è possibile fare delle iniziative leggere, piacevoli, capaci però di avere una forte valenza educativa e simbolica nei confronti delle giovani generazioni e non solo. Ovviamente come assessore all'ambiente mi piace sottolineare questo spazio che quest'anno trova la dimensione appunto del rapporto con la natura, della sostenibilità ambientale, perché credo che rappresentino sempre più la sfida con la quale la nostra società, ma anche il nostro modello economico, si devono confrontare. Il fatto di aver ragionato nel corso di questi anni sui mestieri della montagna ha permesso non soltanto di scoprire, di riscoprire attività e professioni che magari in parte sono quasi scomparse, sono ormai di nicchia, ma rappresentano qualcosa di forte dal punto di vista della cultura del nostro territorio, ma anche di individuare nuove opportunità che la montagna offre a chi la vive, perché questo è fondamentale anche al fine di garantire una tutela del nostro paesaggio e del nostro ambiente, che storicamente deriva da una significativa e rispettosa interazione fra tutto quanto di bello ci circonda e la capacità dell'uomo di convivervi con armonia. Grazie.